Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è lunedì, io di solito non pubblico lunedì, però ve l'ho detto già nello scorso video, purtroppo a causa degli esami non riesco in questo periodo a mantenere i miei giorni di pubblicazione dei video, che sono solitamente il martedì e il venerdì, quindi comunque vi ritroverete un po' di video a caso sul mio canale. Chissà quando, chissà come, chissà perché. Oggi però sono qua per mostrarvi le ultime cose che ho acquistato, che mi sono arrivate. Finalmente passiamo alle cose autunnali barra invernali, niente più vestiti estivi. Quindi questo è ufficialmente il primo haul della nuova stagione, visto che l'ultimo haul che ho fatto era sempre su vestiti estivi. E ho un sacco di cose super carine da mostrarvi e non vedo l'ora di mostrarvele. Iniziamo un attimo a scoprire queste nuove cose che mi sono arrivate, partendo da un orologio. Se mi conoscete sapete che io sono una fan degli orologi, ne ho tantissimi perché li adoro. Non sto mai senza orologio, ne devo sempre avere uno. L'orario che ho in tutti i miei orologi non è neanche l'orario normale perché non li leggo, preferisco leggere l'orario del telefono, ci metto molto meno. Vabbè, comunque, anche se per me non hanno un'utilità, mi piacciono tantissimo come accessori ed è per questo che li indosso. Questo nuovo orologio è della Clouse, una marca che già conoscevo e che penso anche voi conosciate. Ultimamente hanno fatto questa nuova collezione con il quadrante quadrato, che è meravigliosa. Adesso vi mostro magari l'orologio perché, insomma, personalmente questi quadranti quadrati mi piacciono tantissimo, ormai ci sono in fissa, infatti gli ultimi orologi che mi sono arrivati e che ho comprato sono tutti quadrante quadrato. Questo in particolare non si vede benissimo, ma ha un quadrante che non è classico, perché solitamente i quadranti sono neri o bianchi, ma è blu, di un blu molto scuro, poco ma si vede comunque, mentre il cinturino è argentato. Adesso ve lo avvicino così lo vedete meglio pure voi. Se anche voi siete interessati a questi bellissimi orologi, questo nuovo modello in particolare si chiama La Garçon. Comunque vi lascio il link nell'info box, quindi potete andare a dare un'occhiata da là. Passiamo adesso a dei prodotti che è da tanto che ho e che è da tanto che sto usando e con i quali mi sto trovando benissimo, per questo ve ne voglio parlare per consigliarveli. Prima di tutto di questo mascara, che è il mascara anche che ho adesso addosso, ve l'avevo già mostrato in un altro video, ma ve lo rimostro perché mi sta piacendo tantissimo. Si applica velocissimamente, di solito ci dobbiamo stare tipo le ore a mettere il mascara, mentre con questo vi si risolveranno tutti i vostri problemi. È waterproof ed è veramente tanto waterproof, del tipo che l'acqua proprio non gli fa niente, neanche se riesce a togliere, se si sdruscia con acqua, sapone, non si toglie. L'unico modo per toglierlo, ve lo faccio vedere perché è utilizzando questo, che è un altro prodotto sempre della MAC. Quindi diciamo che ho iniziato a usare il mascara e non ero a conoscenza di questa cosa, cioè non sapevo che fosse così tanto waterproof, quindi le prime volte andavo a letto che avevo sempre il mascara, perché nonostante le 3 o 4 sciacquate con il sapone struccante che facevo, rimaneva addosso. Poi io, leggendo un po', ho scoperto che il metodo più efficace per toglierlo è appunto acquistare questo prodotto qua. Se siete interessate, questo mascara si chiama Up for Everything Lash e lo struccante si chiama Gently Off Eye and Lip Makeup Remover, ovviamente è uno struccante. Un'altra cosa con cui sto in fissa ultimamente sono dei prodotti che mi hanno dato ad un evento a cui sono stata qua a Milano, e vi sto parlando di questi due, che sono uno shampoo e un balsamo. Perché ve ne parlo? Perché appunto usandoli mi sono accorta che hanno un effetto fantastico sui miei capelli, li rendono super morbidi e molto meno crespi come sarebbero solitamente. Sono entrambi di Aveda e appartengono alla nuova collezione uscita da pochissimo, una o due settimane, che si chiama Cherry Almond. Infatti il gusto, o meglio il profumo, è di ciliegia alla mandorla, tipo non lo so,
o cosa del genere. Se state cercando un buono shampoo e balsamo per rendere i capelli più soffici, più morbidi, fantastici, ve li consiglio assolutamente. Ma passiamo alla parte vestiti, che è quella per cui sono più emozionata oggi. Infatti ho questo bellissimo scatolone gigante pieno di roba che viene da Shein, che come sapete ormai è il mio unico amore in quanto a vestiti online. Ovviamente l'ho già aperto perché non so aspettare, comunque vi mostro cosa c'è all'interno. Partiamo da questa cosa che è una cosa super morbida, che non è una coperta, ma in realtà è un giubbotto. Adesso vanno di moda i cappotti fatti così, molto lunghi, quasi fino ai piedi. Questo è un semplice bomberino in realtà, infatti è corto come vedete e più stretto alla vita. L'unico problema di questo è che ha la cerniera, ok, che non si chiude, perché essendo pieno di peletti ovunque è molto difficile, si incastra spesso la cerniera. Infatti non credo che lo chiuderò, perché sennò ogni volta per aprirlo e poi richiuderlo ci perderei le ore, quindi lo terrò sicuramente aperto. Però è morbidissimo e tiene anche molto molto caldo. Non ho avuto ancora l'occasione di testarlo fuori, però vi assicuro che l'ho messo per provarlo dentro casa e ho iniziato subito a sudare tantissimo. Penso che mi accompagnerà per molte di queste giornate fredde che stanno per venire. Questa è una M e trovate comunque nell'info box tutte le mie taglie e le mie misure, così almeno riuscite un attimo a organizzarvi nel caso voleste comprare e fare acquisti su questo sito. Il prossimo capo è questo qua, che visto così sembra un lenzuolo. Adesso un attimo lo apro. Ok. È un vestito lungo fino alle caviglie praticamente. Ultimamente sto amando questi vestiti in stile molto retro. Ricordano molto i vestiti d'epoca in realtà. Come vedete anche le maniche si stringono e poi c'è una piccola balza finale con un po' di trina, che poi comunque è pure nel colletto. Anche la gonna ha delle piccole balze. Io questo vestito lo adoro. Non l'ho ancora appunto indossato, non ho avuto l'occasione, però secondo me anche con il freddo, nonostante sia di un materiale molto molto leggero, infatti è pure trasparente nella parte di sopra, comunque appunto come dicevo, nonostante sia di un materiale molto molto leggero, secondo me con sopra una giacca lunga, un cappotto, qualcosa, è fantastico pure per questo periodo. Allora, la taglia di questo vestito ve la dico subito se riesco a ritrovare, ok, è la S. Poi ho preso questa camicetta, ormai l'animalier è diventato un must questa stagione. Non ho quasi niente, ho solamente un cappotto che ho dall'anno scorso. Io l'anno scorso ero molto avanti, ho preveduto le mode di questa stagione e ho preso un cappotto leopardato, che l'anno scorso era molto fuori luogo certe volte perché era un po' troppo, mentre quest'anno, andando così tanto di moda, non credo sia più troppo avere un cappotto leopardato. Torniamo a questa, che in realtà è semplicemente una camicia. Non è la solita camicia animalier normale eccetera eccetera, ha anche un piccolo dettaglio, piccolissimo dettaglio anzi, con questa striscia su entrambe le maniche. Questa nuova tendenza mi piace molto, quindi non potevo non prendere qualcosa, diciamo. La taglia di questa è la M. La prossima è una maglietta a maniche corte. Anche di queste, nonostante appunto stia arrivando il freddo, ne ho sempre bisogno, perché comunque andando all'università magari spesso fa caldo all'interno delle aule, quindi comunque sempre meglio vestirsi a strati piuttosto che con roba super pesante che poi non ci si può togliere. Comunque questa maglietta, allora, vista così mi sembra molto piccola, perché come vedete è abbastanza corta. Tra l'altro ho pure preso la M per farla essere un po' più larga. Spero che non sia così tanto stretta indossata, perché io preferisco le magliette un po' più larghe piuttosto che strette strette. Questo quadrato rosso qua ricorda un po' il quadrato rosso che c'è, che hanno le magliette della Supreme. Non so se potete vedere il collegamento, ma comunque non l'ho presa per questo motivo, ma perché mi piace un sacco il contrasto bianco-rosso. E poi vabbè, c'è una scritta con scritto More Love, Love More. Io odio le magliette con le scritte, cioè molte magliette con le scritte proprio non le sopporto. L'unica maglietta che, con la scritta che ho, che mi piace veramente, ha scritto I wish you were beer, ovvero speravo che tu fossi una birra, quindi,
sono entrata da Zara poco tempo fa e ho visto che hanno solo magliette con scritte, ma scritte tipo molto molto profonde, molto, cioè, boh, secondo me non mi piacciono le magliette con certe scritte. Non so perché questa luce continua a cambiare. Il problema di questa stagione è che fa buio veramente presto, quindi se voglio registrare video devo farlo molto presto, perché qui, come sapete, a Milano non dispongo delle luci che ho a casa mia in Toscana, e quindi è sempre un problema la luce. Comunque, allora, prossimo capo è... cioè, io ogni volta che prendo qualcosa da Shein, un Dolce Vita lo devo per forza comprare. Infatti Ari, eccoci qua con un altro Dolce Vita nero. Già ne ho uno in realtà, è solo che quando quello è a lavare, per, almeno ho questo. Sapete, io li indosso veramente ma veramente tanto, quindi spesso magari non riesco a fare la lavatrice perché non ho tempo. Infatti quella è la pila di tutti i panni che devo lavare. Si capisce proprio che sono in sessione di esami. Comunque, la taglia ve la dico subito. E non ve la dico perché non c'è scritta, comunque sicuramente è una M, perché preferisco sempre abbondare di queste cose strette, almeno stanno più abbondare. Ok, abbiamo un altro golf, questo molto 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 caldo, anche solamente a toccarlo è molto morbido e caldo e mi ispira proprio voglia di indossarlo, solo che adesso dentro questa casa con i termosifoni accesi, con tipo quasi 20 gradi fuori, ci sono almeno 40 gradi, quindi comunque, beh, preferisco guardarlo e basta. È un semplicissimo maglione grigio, in realtà non c'è molto da dire, anzi ha un po' il collo alto, non tanto quanto i normali Dolce Vita, però sì, è abbastanza alto. Meglio così perché sono la fan numero uno di Dolce Vita che c'è in questo mondo. Comunque la taglia è one size, quindi non c'è taglia, e sì, mi piace veramente tanto, non l'ho ancora provato e spero che mi piaccia anche da indossato. Arriviamo alla fine con quest'altro golf molto molto più sobrio dell'altro, come vedete. Cioè, questo colore è proprio un fucsia super shocking, è assurdo. E poi, giusto perché non bastava questo colore super acceso, ci doveva essere anche una striscia rossa qua e anche nelle maniche. Però molto molto carino, amo questo colore, e anche se è così tanto, forse troppo vibrant, come si dice in inglese, non so come dirlo in italiano, mi piace un casino. La taglia di questo è la M e basta, vabbè, vedete come è acceso, poi con questi capelli risalta ancora di più il tutto, vabbè. Veniamo all'ultima cosa, che è questa qua, che non riesco a mostrarvi bene perché non si capisce niente, che è una salopette super super carina. Io adoro le salopette sia d'estate che d'inverno, secondo me sono super carine. D'estate con sotto una maglietta a maniche corte, d'inverno con magari un golf sotto. Questa viene da un sito che non ricordo come si chiama, quindi ve lo scrivo qua, perché comunque la targhetta qua è di un'altra cosa, non è quel sito lì, me lo ricordo bene, quindi vabbè. Ah, la taglia magari vi dico, che se vi interessa è la S, ve la ho preso. Che in realtà era meglio se fosse stata una M, quindi se più o meno avete le mie misure prendete la M, ve lo consiglio. E niente, queste erano le cose che volevo mostrarvi in questo periodo. Fatemi sapere qual è stata la vostra cosa preferita, se conoscevate alcuni dei prodotti che vi ho mostrato. E basta, vi saluto perché devo correre a studiare, che domani e domani l'altro ho due esami di fila. Quindi ciao a tutti. Day. Pray them niggas go away. Always sell the clowns around it, look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just the throwaways. This shit's still so cold when it drops, it's gonna be a motherfucking snow day.